supera le 100.000 euro il valore delle donazioni che Calcit Arezzo ha devoluto all'ospedale San Donato, a beneficiarne i reparti di terapia intensiva e pronto soccorso. Dobbiamo dire sempre grazie ai cittadini che riconoscono la nostra associazione, diciamo un'associazione che presta molta attenzione al nostro ospedale e alla sanità pubblica in generale. Abbiamo parlato di pronto soccorso e rianimazione, quindi strutture ad alta intensità di cura e di assistenza, che sono gli elementi più critici dal punto di vista dell'organizzazione e dal punto di vista della necessità di tecnologie di cui noi ogni giorno abbiamo bisogno. Alla terapia intensiva è stato consegnato un ventilatore automatico, 20.000 euro il valore, considerato top di gamma nel settore della rianimazione. Un ventilatore è una macchina che serve per o sostituire il lavoro dei polmoni delle persone che ne hanno bisogno o per assistere, per aiutarli a respirare. Nel panorama nazionale e mondiale ci sono tante macchine in commercio, ma questo veramente è il migliore che può essere comprato in questo momento storico qua. Con ventilatori di questa portata noi medici possiamo garantire il meglio e quindi siamo facilitati nell'erogare i trattamenti terapeutici più opportuni per quel tipo di paziente. Due barelle elettriche idonee al trasporto di persone obese, un ecografo, due monitor multiparametrici ed un defibrillatore per un valore di quasi 90.000 euro, invece i dispositivi che Calcit ha donato alla Sala Rossa del pronto soccorso dell'ospedale Aretino. La Sala Rossa è già presente nel pronto soccorso, diciamo il cuore battente del pronto soccorso è il posto dove in realtà noi si fa veramente la differenza tra la vita e la morte, è dove arrivano i codici 1, cioè i codici in emergenza, e quindi è la zona appunto che ha bisogno di alte tecnologie per poter riuscire a avere questo obiettivo.